due interrogazioni importanti, una sulla centrale, delocalizzazione della centrale Enel della Cona, l'altra sul PUMS. Soddisfatto delle risposte di Cavallari e di Filipponi? Assolutamente no, perché c'è un filo comune in tutti e due questi episodi. Praticamente ormai la maggioranza si sta scollando dagli abitanti del centro e dai commercianti del centro, che si sentono sempre più impresi in giro. Anche rispetto alla Cona c'è una distanza totale tra i cittadini e l'amministrazione, perché praticamente si sposta una centrale, perché detto in delibera è pericolosa da un punto di vista ambientale, è un deterrente grave, da una parte all'altra della strada. Addirittura ci si realizzerà anche una piazza, quindi il fattor comune è la presa in giro dei cittadini. Oggi c'erano dei residenti della Cona. Oggi sono intervenuti anche dei rappresentanti che mi hanno pregato di fare l'interrogazione. Io ho promesso loro che porterò avanti le loro istanze con serietà. Per questo ho chiesto di convocare una commissione speciale d'inchiesta, perché vogliamo sapere punto per punto costi, benefici, detrattori e tutto quello che c'è da scoprire su questa vicenda, e credo che ne vedremo delle belle. Ha parlato anche con Bucciarelli in tal senso, visto che è stato il promotore? No, non l'ho sentito, perché diciamo non... Visto che comunque si parlava di delocalizzazione, lei l'ha chiamata finta delocalizzazione. Certo, perché che delocalizzazione è tra un lato e l'altro della strada? Hanno detto che metteranno la siepe per non far vedere. Io ho citato il famoso episodio di Campli e della Nocella, quando fecero gli abitanti della frazione una siepe per non far sentire le campane. Le campane si sentivano e l'inquinamento ambientale purtroppo rimane. Invece sul PUMS... Sul PUMS è impossibile collaborare con questa amministrazione. La risposta di Filipponi non... La risposta di Filipponi è sempre evasiva, cioè hanno fornito e adottato un PUMS pieno di problematiche anche da un punto di vista grafico, ma soprattutto sembra il PUMS ad uso e consumo dei gestori dei parcheggi che l'hanno realizzato. Allora, a questo punto, se non viene depurato da queste cose, se non si tolgono le cose che non condivide nemmeno la maggioranza, non è che puoi fare le osservazioni su una planimetria e su un progetto di funzione. È inutile, no, io non vado perché non ho tempo da perdere, insomma, al mattino.